Salve a tutti ragazzi e bentornati da MacShosha. Torniamo a giocare ad Among the Sleep e direi anche finalmente c'è la finestra aperta, ma la candela c'è sempre. Purtroppo quella finestra non riesco mai a chiuderla. Comunque, torniamo a noi. Che dobbiamo fare? Intanto mi sa che dobbiamo andare a rimettere, sì, la stella all'interno del suo contenitore. Intanto che succede? Perché fai così? Dicevo ragazzi, torniamo a giocare dopo veramente. Che sta succedendo? Perché cammina così? Veramente dopo tantissimo, ma purtroppo ogni volta che carico Among the Sleep mi dite: ah no, carica l'altro gioco. Poi carico l'altro gioco: ah no, carica Among the Sleep. Non so che fare, quindi. Hear that? Oh. What's that sound? Ma quale rumore ho? Vabbè, insomma, quindi ho preferito fare così. Detto questo, mettiamo la stella al suo posto e aspettiamo che si apra la porta. Anzi, no, l'apriamo noi. Dobbiamo praticamente, ragazzi. Ecco fatto. Sì, riprendiamo l'ultimo. Non ricordo, l'avevamo già preso nell'ultima puntata, ma evidentemente il gioco ci ha fatto riniziare dall'ultimo checkpoint. E quindi, ragazzi, e quindi praticamente credo che siamo proprio alle battute finali. Nell'ultima puntata ci siamo spaventati. We've got the final memory. Let's hurry. Sì, vabbè, e qua c'eravamo arrivati anche nella scorsa puntata. Dicevo, ragazzi, speriamo di non avere grossi problemi perché ultimamente sto avendo dei problemi. Vuoi per l'audio che ogni tanto il microfono sfaciola e mi abbandona. Dovremmo andare lì dove spariscono le cose. Probabilmente c'è un bug in corso, ma non ci andremo. Che sta succedendo? Sta sbuggando come niente. E non credo neanche che dovremmo andare qui. Ok, allora sì, dobbiamo fare questo. C'è il nostro, non so, secondo me è il nostro padre quello là. Vabbè, va bene, non ci importa niente, noi andiamo a metterci in salvo. Certo, questi lasciano così i bambini liberi di poter prendere degli utensili pericolosi. Ah, devo ritirarlo lì. Ma l'ho fatto prima. Oh, che è successo? Dio, fuggire, scappare, darsi. Mamma mia. Poi dobbiamo stare attenti. Oh, si è rigirato tutto. Ma no, ma già stavamo qui. Si è rigirato il mondo. Stiamo attenti a non far bordello, ecco. A non fare troppo casino, ragazzi, perché quel tizio che ci ha spaventato l'altra volta non vuole che noi gli rompiamo le bottiglie. Ma sì, raga, qua abbiamo fatto il casotto l'altra volta. E non lo voglio rifare, non lo voglio rifare. Ecco, ci ammazzano, ecco che ci ammazza. Ci ammazzerà. Ci aveva preso qui l'altra volta. Dai, dai, non ti girare. Non ti curare di loro. Non molla un cazzo. Non molla niente adesso. Non adesso. Ecco qua, ecco fatto. Ci uccidemo. La madosca. Via, 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 via. Fuggire, 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 fuggire. No! Ci ha preso. Shit. Oh, che è qua? È sparita una sedia. Dio, molto. Ah, lo sapevo, me la tiravi. Vaffancina. Ma pure sbuggato, guarda. Che succede? Levate. Mamma mia, ragazzi, oggi veramente. E comunque Ted si conferma inutile. Allora io andrei qua. Così lo sminchio. No, non c'è più. Ah, ma forse era qua che dovevamo andare sin dall'inizio. Eh sì, era qua, cavolo. Sta calmo, calmo. Buttatevi sotto, ci hanno preso, mostri. Ted, accenditi!
Teddy! Siamo morti così, no? No, mi avete lasciato con il pene di un orso. Adesso che faccio? Spenta pure la luce. Ok. Ok, eccoci qua. Seguiamo la luce. Andiamo incontro alla luce. Magari riprendiamo tutti i pezzi del buon Teddy, l'inutile Teddy, che non ci è servito. Non ne merita niente. Not now. Cosa? Non ora cosa? Dio, vai verso la luce. Oh, ecco mamma, va. Not now. Ma sicuramente, ragazzi, mo avanzo la mia ipotesi. Questa è una famiglia di... Un po' una famiglia strana. Lei ama il marito, ma il marito è un alcolizzato. I said not now. Ah, direttamente lei è l'alcolizzato. Hai capito? Bella, Trincona. Vedi, poi con i vetri così che i bambini si possono tagliare. Proprio... Certa gente, ragazzi, invece di fa figli, dovrebbe... Sweetie, be quiet now. Mommy had a very rough day. Oppure potrebbe essere una prostituta. Ah, un mostro, io sono la luce. Please go somewhere else. I'll just... Che sta succedendo, raga? Abbiamo capito che la mamma è alcolizzata. He will not take you from me. E se quelli fossero dei servizi sociali? If you can't breathe and do what mommy says, I'm going to be very angry. Allora, scusa. None of us want that. Fai la matta con i bambini, cioè, le regole proprio. Ragazzi, avventuriamoci nell'ombra. Vediamo, succede il casino, guarda. Dai che siamo arrivati. Mettiamo l'ultimo ricordo e ciao. Mo se scopre, ragazzi, se svegliamo stiamo tipo dall'analista e gli stiamo raccontando. No, sto a spaciolà. Ok. Allora, tu metti il pene o un orsetto? Metto l'orsetto, che è comunque un pene, perché... Però non c'abbiamo Teddy, però c'abbiamo il braccio di Teddy, vero, vero, tutto vero. Chi è? Genius. Dai, butta giù la porta. Magari abito al Colosseo, chiudi. Dai, trasportaci su. Ok, ragazzi, pronti? È il momento della verità, vita o morte. Usciamo da qui, dalla nostra mamma alcolizzata. Ah, eccoci qua. I nostri ricordi. La nostra bella casetta. Il nostro pallone. I disegni inquietanti, sì. Siamo proprio dentro casa, la nostra gabbia. Sì, siamo proprio a casa nostra. Ah, guardate, ragazzi, era tutto nel nostro immaginario. Andiamo a vedere che è successo. Vabbè, praticamente, diciamo, è una sorta di metafora. Vedete pure i gufetti. Quello che vediamo al buio era una nostra percezione. Però le bottiglie sono vere. Questa si faceva certe scolate. Vedete? Ah! Oddio, qua abbiamo aperto. Ricordate quello spazio. Ah no, non l'avete voluto vedere perché mi pare che non funzionava la webcam. Eh sì, dai, la nostra percezione è stata alterata. Stiamo rivivendo, vedete, i pezzi del puzzle, tutto.
tutto quello che abbiamo vissuto durante la nostra avventura, adesso con gli occhi della luce, con la luce del giorno, la rivediamo tutta in maniera diversa. Però vediamo se nostra madre... Oh. Sento del pianto. Eccola sta sdrincatrice. Che cosa hai fatto? Guarda quante te ne sei bevute. Cazzo se sei brutta. Ah, ma stai lercia, porco dori, dammi teddy, va. Stay away from me. Ma che stai? Ma stai fuori proprio. I never meant to. Cioè pure. Vado a chiamare. Oh. Vado a chiamare il telefono azzurro. Cioè, ragazzi, non si è regolata. Ci ha pure dato una pizza. Tiè, stupida. Chi è che bussa alla porta? Chi è quel mona lì che sbatte la porta? Oddio, andiamo verso la luce. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. E finisce così. Cioè, praticamente... Siamo usciti. È finito. Chi ci ha preso? Che tra l'altro c'era la voce di Dead. Oh, ragazzi, che vedevo di. Purtroppo è finita così in maniera un po' brusca. È pure vero, ragazzi, che io mi devo scusare perché ho quasi interrotto questa serie. Avevo pensato che magari, visto che era estate e visto che c'era poco da giocare, potevamo portare avanti più serie contemporaneamente. Invece, evidentemente, non sono stato in grado. Comunque, non ho avuto voglia. Più che altro abbiamo iniziato una serie come The Wolf Among Us, che veramente, almeno a me, mi ha preso tantissimo e ha portato che io al fatto di tralasciare un po' questa serie. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace per tutti quelli che la stavano seguendo e a cui è piaciuta. Devo essere sincero, le premesse c'erano, erano belle per questo gioco, erano interessanti, mi hanno colpito veramente molto. Però adesso, alla luce dei fatti, non è stato un granché, cioè... Ho capito la metafora, ho capito qual era il senso che volevano dare il gioco da parte degli sviluppatori, ovvero volevano creare un mondo visto con gli occhi del bambino, e in più ci hanno messo questa storyline della mamma alcolizzata. Io pensavo fosse il padre. A sto punto mi chiedo chi sia quell'altro personaggio, tipo quello più ciccione che io pensavo fosse il padre. Penso la madre travestita o comunque qualcosa di molto simile. A quanto pare siamo stati salvati da qualcuno, probabilmente o un ispettore sociale o nostro padre, perché ha la stessa voce di Teddy. Non lo so, ragazzi, forse mi sono perso qualche pezzo, fatemelo sapere nei commenti. Per niente, insomma, questo era il gioco. Mi aspettavo sinceramente di più. Era un horror un po' subdolo, cioè, ovvero, devo essere sincero, ragazzi, ho sudato anche adesso. Era un po' subdolo, anzi parlo così, era un po' subdolo perché... Non ti portava tanto allo spavento, a parte in qualche situazione, ma ti portava a pensare che ci fosse veramente qualcuno dietro di noi, e appunto giocava tutto sui suoni, sui rumori, sulla musica, insomma, è stato figo, però mi aspettavo un po' di più. È durato niente, lo sapevo, ma... Per adesso, ragazzi, vi do la parola a voi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, che ne pensate, boh, fatemi sapere voi. Vi do appuntamento ai prossimi video, sicuramente continueremo The Wolf Among Us, quindi tutti lì, e penso di fare qualche video anche un po' più cazzeggione, tipo FIFA, UFC e qualcos'altro. Per il resto vi do appuntamento ai prossimi video, già ve l'ho detto, un'occhiata alla pagina Facebook per rimanere sempre in contatto e sempre aggiornati sulle prossime uscite. Un saluto a tutti da Max Sciosha, grazie per aver seguito anche questa serie in mia compagnia, anche se è stata un po' travagliata, un po' così, tra puntata e l'altra abbiamo fatto passare le ere, ma scusate. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi! Ciao!